Un'area vastissima, probabilmente uno dei siti inquinati più grandi della Sicilia, un progetto di messa in sicurezza in emergenza avviato lo scorso 14 marzo con i fondi del Masterplan, circa 1.300.000 euro e una serie di altri interventi posti in essere perché la discarica di Portella Arena non faccia più paura. Fa chiarezza oggi in conferenza stampa l'assessore all'ambiente Daphne Musolino. A lei il compito affidato dalla Procura dopo l'apertura dell'indagine a seguito della fuoriuscita di percolato dal piede della discarica, di seguire le attività di messa in sicurezza e reperire fondi per la caratterizzazione dell'area, fondamentale per la bonifica del sito, un'opera faraonica che richiede tempi e fondi notevoli. La caratterizzazione del sito si è resa necessaria nel momento in cui la sola messa in sicurezza che è stato oggetto del Masterplan, che è finanziato per 1.300.000 euro, è stata considerata insufficiente rispetto a quella che è la situazione ambientale. E allora, anche in considerazione dell'inchiesta giudiziaria che è in corso, abbiamo avviato una serie di ulteriori attività proprio per la definitiva messa in sicurezza del sito, ma per procedere a questa attività occorre prima fare una caratterizzazione e anche uno stato di consistenza. Sono attività imponenti perché il sito è enorme e quindi caratterizzarlo richiede tempo, richiede risorse economiche, una parte di queste risorse saranno ricavate dal piano economico del progetto di messa in sicurezza perché abbiamo le riserve del ribasso d'asta, altre risorse con il costante contatto che ho instaurato con l'assessore regionale, proprio con Piero Bon e con il direttore, col dirigente del servizio di scariche, che è l'ingegnere Gambino, che è anche custode giudiziario dell'area, verranno reperite man mano che si andrà avanti e che avremo una contezza precisa delle spese da sostenere.